Italici sono cittadini italiani in Italia e fuori d'Italia, ma anche e soprattutto discendenti degli italiani, italoamericani, italo-australiani, italo-argentino e così via, italiani di altra nazionalità, svizzeri italiani, sanmarinesi, italiani dell'Istria e della Dalmazia, italofoni in genere. Inoltre tutti coloro che, anche senza avere una goccia di sangue italiano né alcuna intenzione di diventare cittadini italiani, hanno abbracciato valori, stili di vita e modelli di quell'Italian way of life diffuso nel mondo, ibridandolo con altre culture. Frutto dell'emigrazione di massa dall'Italia del secolo XIX e XX, ma anche dell'influsso diretto della cultura e del modo di vivere italiano nel mondo, gli italici sono una world community che può diventare un protagonista della storia globale. In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, che ha bisogno di nuovi attori e di nuove culture capaci di rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione, noi pensiamo che l'appartenenza italica sia una grande risorsa, innanzitutto culturale e politica, ma anche di business e di mercato. Terzo, a livello local, siamo invece impegnati in una riflessione geopolitica sulla nascente regione metropolitana subalpina e sulla necessità di darle opportuna consistenza istituzionale, sia pure in forme nuove e originali. Il regionalismo italiano deve crescere, posso testimoniarne la convinzione. Nell'epoca della globalizzazione, l'importanza dei crocevia, dei nodi della rete, non viene meno, chiede però di essere vissuta in modo del tutto nuovo. Come ben si vede, nel caso della regione metropolitana subalpina, il modo nuovo è tutto da inventare. Le metropoli e le regioni storiche vengono ora progressivamente riassorbite da nuove realtà, da nuove regioni appunto metropolitane, che si configurano sempre più come plessi di reti e di flussi che vivono nella e della mobilità e che si raccordano attorno a nodi di riferimento, cortocircuiti tra il globale delle funzioni e il locale delle specificità e dei territori. Il rapporto tra ciò che è globale e ciò che è urbano trova il suo ambito in un tessuto metropolitano che le nuove tecnologie rendono tendenzialmente continuo, senza che ciò implichi una corrispondente concentrazione fisica. L'esperienza stamattina di venire da Milano a Brescia e di constatare un flusso ininterrotto di mobilità mi ha fatto pensare a quando io ero Presidente della Regione, si impostava il rapporto tra Milano e Brescia ancora in termini di appartenenza al Leone di San Marco o invece al Ducato Visconteo. Come bene si vede, ecco, è una nuova prossimità generata da drivers funzionali, dicevo del Frecciarossa, pensiamo allo web, pensiamo per esempio ai servizi, alla A2A, cioè da tutte le parti il territorio viene riorganizzato. Da questa nuova prossimità emerge la domanda di una trasformazione sostanziale anche dell'assetto dei poteri territoriali. In ballo non è tanto la città di Milano e la sua espansione e i problemi che ne deriverebbero. In ballo è la realtà già in atto di una regione metropolitana subalpina che si estende da Torino a Trieste. È la costruzione di un nuovo modo di vivere e convivere in questa nuova città diffusa, una novità a cui sono segno e simbolo innovazioni tecniche e funzionali come i treni ad alta velocità e sono tipici sviluppi l'integrazione funzionale tra utilities di diversi territori, così come quello di gruppi bancari come Intesa San Paolo. Per attuare tutte le sue potenzialità, la nascente metropoli multilocalizzata ha bisogno di istituzioni e di organismi
in grado di rappresentare il suo complesso tessuto urbano, i suoi interessi e le sue specifiche risorse economiche e sociali.